oggi proprio stiamo, cioè, loro due che l'hanno portato queste idee, alcuni argomenti che vogliamo trattare sui fumetti giapponesi, che magari anch'io dicevo sempre, ripetutamente ho detto questa cosa, maggior parte dei fumetti giapponesi non è conosciuta. Spesso parlano queste manga dicendo, indicando soltanto pochissimi titoli di un certo genere. Per cui sicuramente loro sono. Cioè io ormai non lavoro per il Giappone, cioè per il Giappone faccio pochissime cose, e loro ancora lavorano pienamente per il Giappone, quindi conoscono molto bene i titoli giapponesi, come il mercato giapponese, quindi sicuramente possiamo, non soltanto voi, ma anch'io, possiamo avere tante informazioni che fino adesso magari in Italia non viene raccontata, credo. Siamo appena arrivati ieri dal Giappone, però attualmente adesso, cioè, praticamente sto traslocando da Chicago dove ho vissuto 4 anni, poi adesso trasferisco definitivamente in Italia, quindi mi trovo nel momento un po' di caos personalmente, ma comunque quando ho avuto questo invito ho accettato volentieri perché mi pare che sia stata, cioè, mi pare che sia un'occasione veramente speciale anche perché io stesso ultimamente con la mia pubblicazione del Terme Romae, che non so se voi conoscete, ecco allora, con il successo di questo fumetto, con la conseguenza ho avuto tantissime, diciamo, esperienze gradevoli anche spiacenti, diciamo, insomma, cioè, non è solo, diciamo, la roba felice uno che si sente quando si sa che ci sono tanti lettori che segue il tuo lavoro. Allora, compreso quello, poi adesso che ho iniziato il mio nuovo serie di fumetto su Steve Jobs, basando alla biografia di Isaacson. Allora, quando ho appena lanciato diciamo, questa notizia dell'inizio del fumetto di Steve Jobs, praticamente ho avuto tantissimi, diciamo, dei messaggi, poi anche nel tweet, quando ho fatto Ego Search, ho visto che sono tantissime persone che facevano la ricerca su di me e poi ho trovato dei certi articoli che erano spaventati perché mio stile di disegno non è fumetto. Cioè, abbiamo saputo che si realizzava nella versione di fumetto invece quello di disegno di Maria Masaki, non è fumetto perché non ci sono dei capelli spuntati, non ci sono dei occhi grandi, non sono delle, diciamo, i seni grandi o minigonne. Dice, come mai questo è chiamato fumetto? Quindi a quel punto ho detto, qui bisogna un po' modificare certi, diciamo, questi ragionamenti che sono veramente, non lo so, cioè, ho visto che ci sono delle certe cose che magari non è veramente ben trasmesso del mondo reale, fumettista, del fumetto giapponese. Quindi, cioè, praticamente, signor Torimiki è una presenza un po' particolare, perché lui, io lo chiamo semiologo del fumetto, perché il suo fumetto è fra, diciamo, non proprio un fumetto tipico giapponese, però è criticato come punto di vista una cosa veramente così unico, cioè, per esempio il suo, diciamo, lavoro famoso si chiama Intermezzo, che è tradotto in Francia, ma non in Italia, che sono delle vignette di nove inquadrature senza parole. Quindi uno si riflette quando si legge senza le parole, però bisogna capire dal disegno intero. Cioè praticamente è proprio una simbologia, un segno dove una persona si deve interpretare a conto suo. Quindi ho pensato di chiamare anche lui, dato che qui ho visto che a Bologna è famosissimo per Umberto Eco. Allora, magari anche per questo punto di vista del fumetto di un'altra inquadratura in cui ancora non è proprio penetrato nel mondo di fumetto internazionale, quindi spero che stasera riusciamo un po' a estendere o trasmettervi, diciamo, del mondo sconosciuto del fumetto giapponese. Sì. Tutto, grazie. Grazie. Prego. Buonasera, sono Torimiki. 世界で一番古い大学に招いていただいてどうもありがとうございます。Innanzitutto grazie per avermi invitato alla università più antica del mondo. 今はそうですね、ゆうべ日本代表がイタリア代表に勝てなかったので非常に悔しい思いをしています。
Purtroppo è successo che adesso l'Italia col calcio ha vinto sul Giappone e mi dispiace considerevolmente. Avevo pensato che ce l'avremmo fatta ancora alla fine del primo tempo. Abbiamo proprio perso così per un pelo. え、日本は暑いんですけれども、こちらの気候がどのくらいなのかよくわからなかったので、日本を立つ前に山崎さんにどんな格好していったらいいんですかっていうのを聞きました。 E tra l'altro io diciamo in Giappone certo fa caldo, devo dire che immaginavo che anche qui comunque sarebbe stata una temperatura abbastanza elevata, però prima di partire ho chiesto alla signora Yamazaki che come conciarmi, come vestirmi, cosa portare con me. え、暑いから短パンとか持ってった方がいいって聞いたんですけれども、山崎さんはイタリアのちゃんとした男は絶対外で短パンなんか履かないから、そういうことはしないでくださいっていうふうに僕に厳しく言いました。 E io le ho detto, vabbè, mi sembra anche il caso di andare in giro con pantaloncini, visto che farà molto caldo. Lei dice, no, assolutamente, il vero gentiluomo italiano non si permetterebbe mai e poi mai di andare in giro con dei pantaloncini corti, quindi non sognatelo. E allora non li ho portati. Tutti gli studenti qui a Bologna erano in braghette. Noi non li stessi neste. Ecco, per adesso questa era quanto avevo da dire. Si nota come molto spesso i primi manga a essere pubblicati siano quelli che sono legati comunque per esempio a delle serie di animazione, no? Più che invece manga che non hanno avuto o comunque non hanno ancora avuto una così, trasformazione o una nuova vita attraverso altri media. Quindi inviterei prima appunto i nostri mangaka comunque a focalizzare meglio questo tema e poi ovviamente chiederei ai coordinatori e responsabili editoriali presenti di portare la loro esperienza e la loro opinione. Come vi avevo parlato all'inizio, per esempio io faccio stile di disegno completamente diverso dal figura di cartone animato, cioè piuttosto faccio una figura molto reale, cioè con dei disegni diciamo più vicino al disegno, allo schizzo dell'Azza di Belardi, dato che ho studiato Belardi a Firenze per parecchi anni, che non avevo minimamente idea di diventare fumettista a quel momento, cioè volevo diventare pittrice in qualche maniera, però visto che non si sopravvive con la pittura, quindi in quel momento ho conosciuto un signore italiano, mi ha consigliato di fare fumetto, mi ha detto ma tu sei giapponese, tu sai inventare la storia, che sai disegnare la roba minuta, quindi perché non provi a fare fumetto? Quindi all'età di 28 anni, per la prima volta ho iniziato a fare fumetto, però da quel momento in poi non ho mai cambiato il mio stile, perché non sono capace di disegnare la figura al cartone animato, perché non ho mai visto, cioè non sono mai stata appassionata di questa razza di fumetto. È solo che cioè, ho visto che per esempio il mio stile di fumetto venne categorizzato in una certa, perché in Giappone vengano divisi anche, dipende dal colore di caratrice, non è che vengano accettati da qualunque posto dove ha del suo lo stile di pubblicazione. Il mio tipo di fumetto è come stamattina il discorso del professor Miyake mi aveva detto, che è stato pubblicato da una caratrice che si chiama Enta Brain, da un'edizione Comic Beam che pubblica soltanto 7.000 copie al mese, cioè sembra che sia, cioè in Italia forse confronti sia un numero tanto, però in Giappone confrontando altri caratterici pubblicazione è veramente pochissimo. Però nel Comic Beam si trovano dei fumettisti di questo stile di genere che non si condivide con lo stile di fumetto conosciuto mondialmente dello stile cartone animato. Quindi qui adesso signor Tonemiki, anche lui lo stesso, lui fa parte di la categoria del fumetto un po' fuori da maggioranza, come si dice, del strada del cartone animato. Allora abbiamo scelto un paio di dei disegni dei fumettisti che possiamo dire che queste sono delle razze di fumetto che non sono state conosciute oppure non vengano tradotti o pubblicati all'estero per qualche motivo in cui noi saremo curiosi di sapere perché,
Però noi in questo momento apprezziamo tantissimo, perché fumetto può essere che sia una cosa poetica o tipo anche la letteratura, senza avere anche la figurazione al cartone animato oppure proseguimento del fumetto generale. Quindi adesso intanto mostriamo qualche immagine. Allora, questo disegno davanti a sopra, che sta in sopra, ecco qui. Questo qui è un pezzetto del fumetto, del fumettista che si chiama Tsuge Yoshiharu, Yoshiharu Tsuge. Tipo di fumettista famosissima, famosissima soltanto per certe, diciamo, categorie delle persone, non per tutti. Chi per esempio ha studiato belle arti, chi ha letto tantissime letterature, oppure chi ha visto tantissimi, diciamo, film di certo genere, non diciamo della categoria di Hollywood, sempre considerato tipo di fumetto un po' mitico, che si capisce soltanto chi ha per esempio proprio gusto di vedere questo senso, diciamo, senso di Yoshiharu Tsuge. Però all'inizio con la signora Ichiguchi stavamo parlando di questo fumetto di Tsuge Yoshiharu, che stranamente non venne mai pubblicato, cioè in Francia sì, però in Italia no. Quindi volevamo sapere il problema del brocco, cioè non direi brocco, però il motivo in cui non venne mai presentato come un fumetto che possa essere in commercio, perché in Giappone in qualche maniera comunque qualcuno compra. Però qui no, quindi vogliamo sapere se c'è qualche motivo o qualche ragionamento, no? In Italia non è pubblicato Tsuge Yoshiharu. No, l'unica cosa che ho sentito è che anni fa Coconico Press, credo, l'ha tentato di pubblicare, però non sono riuscita a trovare qualcuno che è in grado di tradurre, perché i testi sono molto particolari anche per i giapponesi, quindi penso che sia magari oggi possibile, perché comunque come voi, che studenti che imparano, cercano di imparare giapponese, sono aumentati. Anni fa non erano così, cioè siete aumentati veramente tanto, quindi magari oggi si può trovare qualcuno, però quel periodo, alcuni anni fa, era ancora, cioè io ho sentito solo così, cioè, visto che non hanno potuto trovare traduttore, quindi hanno rinunciato. E poi probabilmente questo era, cioè, anche come periodo, magari adesso stanno parlando di graphic novel anche in Italia, magari un momento buono per lanciare, sicuramente sempre rimarrà una nicchia, però potrebbe anche. Era, come ha detto lei, che magari questo tipo di fumetti in Italia un po', adesso non lo so, adesso è un po' cambiato grazie a graphic novel, questa immagine di graphic novel o questo nome di marketing di fumetti, però fino a alcuni anni fa questo genere probabilmente era molto fuori del mercato italiano, credo. E un'altra cosa che vorrei aggiungere, non soltanto di stile, che, cioè, diversamente da lei, io facevo sempre i fumetti proprio shoujo manga tipico, cioè lavorato sempre con quello stile veramente tipico, e io amo molto i classici, cioè i fumetti degli anni 70 o 80, mi piacciono da morire, però escono molto difficilmente in Italia, da quello che, visto che io facevo anche traduzione dei fumetti, diversi fumetti per diverse case editrici, da quello che più o meno ho capito è che i lettori italiani sono talmente abituati a leggere e vedere certo tipo di stile di disegno che assomigliano moltissimo a quelli di cartoni animati, non accettano e stili vecchi di diversi fumetti giapponesi, anni 70, secondo me, la epoca in cui sono nati veramente, è nata la base dei fumetti di oggi giapponesi, quindi radice, cioè per esempio Radice di shoujo manga, quei fumetti per le ragazze, è nata là, ce ne sono tantissimi classici bellissimi con disegno magari del stile cosiddetto vecchio. Allora mi chiedevo sempre come mai i lettori italiani non vanno a cercare la radice dei fumetti che leggono adesso, oppure come mai non vogliono accettare, questo vuol dire che semplicemente la vendita è bassissima, anche se escono questo tipo di fumetti, la vendita è talmente bassa che le case editrici non possono reggere. Naturalmente le case editrici devono guadagnare, quindi devono vendere, però
speravo tanto che magari anche se molto piccola, una certa persona, magari quelli italiani che ormai avranno più di 30 anni, 40 anni, che sono cresciuti con i fumetti giapponesi, cominciano a leggere di più magari fumetti un po' diversi da quello che erano abituati a leggere. Ancora molto poco, cioè vedo molto poco questa tendenza. Yamazaki-san ima oshiatteru youni, kore wa Nihon de mo sonna ni mochiron takusan no hito ga yondeiru manga to iu wake dewa arimasen. Come è stato appunto anche adesso detto dalla signora Yamazaki, non è che diciamo anche in Giappone questo abbia un numero particolarmente elevato di lettori, però. Dakara Yoroppa no manga fan wa no hito tachi ga Italia mo sou da to omaimasu keredomo, saisho wa anime kara haitte manga fan natta hito ga oi to omaimasu kara, doushitemo ma anime kei no manga no hou ga meija de minna takusan yonderu to wa omaimasu. E quindi anche questo si applica sia secondo me per gli amanti attuali dei manga europei, però non solo a livello europeo, anche a livello italiano. Io credo che quindi tutti i maggiori fan siano partiti guardando prima l'animazione e poi si sono avvicinati in un secondo momento al manga, quindi scritto, al manga pubblicato. E quindi diciamo l'imprint iniziale era quello dell'animazione, che è stato il media preso in maggiore considerazione. Però fra diciamo gli autori di manga in Giappone si può dire senza dubbio che non ci sia praticamente nessuno che non conosce Tsugeyo Shiharu. Anime-kei no manga o kaiteru hito demo, moe-kei no manga o kaiteru hito demo, beitsu no taipu no manga o kaiteru hito demo, hobo zenin Tsugeyo Shiharu-san no koto wa shitteite, tsuyoi rispetto kare ni itadaite imasu. E non importa quale sia la matrice con la quale si sono scritti, con la quale appunto questi autori si sono soprattutto nei confronti dei quali questi autori si sono rivolti, che fossero manga, che poi avessero una matrice di animazione o che fossero di qualunque altro genere, alla fine comunque tutti gli autori del settore hanno comunque una grandissima forma di rispetto nei confronti di Tsugeyo Shiharu. アニメ系の漫画の方がもう皆さん、たくさん読んでて人気があって、アニメ系の漫画が悪いという話じゃないんですよ。僕もアニメの仕事をしてますから。そういうことではないんです。ただ、いろんなジャンルがあるのに知られてないジャンルがあるのはものすごくもったいないなという気がしています。 E quindi in Giappone c'è questa grandissima varietà di manga, però quando vengo in Europa mi rendo conto come sia la matrice dell'animazione quella che continua ad avere il maggiore successo. Questo diciamo non è che voglia dire che sia assolutamente un bene o un male, perché comunque si tratta lo stesso di un settore nei confronti dei quali noi tutti quanti collaboriamo, però credo che sia anche un po' uno spreco il fatto che in Giappone ci siano così tanti generi che ancora non sono conosciuti qui. 今後ろに描かれているこの作品は、彼の夢を描いたものとして一番有名なネジ式という作品なんですが。ネジ式。questa praticamente è una delle sue opere più famose e conosciute, che si chiama appunto Neji Shiki, una specie di non so cerimonia della vita. Non cerimonia, Neji Shiki è lo stile. Lo stile della vita. Stile di vitale, stile vita, vita da proprio la costruzione. Stile di abitamento, stile. No, neanche, cioè proprio sulle aree, come si è visto anche. Ok, okay, quindi ecco, diciamo qualche cosa che avesse a che fare con i caratteri, insomma, che prendono in considerazione la vita nel senso proprio dello strumento, e poi questo shiki che può essere uno stile, un modo di fare, un modo di agire. Nase neji shiki ka to imasuto, kare wa umi de oyoideru toki ni kurage ni ude wo sasareru wake desu ga, soko de ude no kekkan ga kirete shimatte. 血管をつなぐのにネジ方式で繋いだと。 E perché questo succede? Perché durante nella storia lui sta nuotando, viene punto da una medusa, gli viene reciso una vena, e poi per riuscire a ricollegare questa vena utilizza appunto questo stile di avvitamento. Quindi se la si avvita troppo forte non passa più il sangue, se invece la si avvita troppo lenta il sangue continua a fluire troppo a emorragia. Manga
e quindi si tratta comunque di una forma molto irrealistica che, se vogliamo, da un certo punto di vista quasi si potrebbe pensare entrare nell'ambito della commedia. あまりにも有名な作品なので、この歴史に出てくる漫画のセリフというのは、日本の漫画から大抵1回は自分の漫画で引用してパロディーで使ったりします。 Ecco, e questo, diciamo, è un'opera così conosciuta che, diciamo, qualunque poi autore all'interno delle proprie opere fa quantomeno una qualche tipo di citazione nei confronti di delle battute che sono presenti in questo, in questa opera. フランスではあの米で として評価されて強者さんや杉さんが書いてたガロという雑誌があるんですが、そのガロの出身の方の作品も出ていたりするようなんですけれども、まだまだイタリアではその辺の作品が知られてないようなので、これから出版されてほしいと思いますね。 Ecco, in Francia, diciamo, poi comunque è stata una, anche le sue opere sono sempre state estremamente ben qualificate e valutate, e anche ci sono state, diciamo, delle mostre sulle sue opere. Tuttavia, appunto, in Italia questo non è successo, e comunque mi farebbe davvero molto piacere che fossero presentate le sue opere anche appunto su questo territorio. さっきも言ったように、アニメを作ってる人も、メジャーな漫画を描いてる人も、 何百万も売れてる漫画を描いてるわけですが、そういう人たちがちゃんと尊敬してる漫画家だし、そういった意味ではメジャーとマイナーっていうはっきりした区別ではなくて、いろんなジャンルの漫画家がお互いの作品を認め合って尊敬し合ってるというのが日本の漫画の現状です。 E quindi, come dire, anche gli autori di manga che poi, e di animazione, che possono essere quelli di, chiamiamoli mainstream, quelli che poi hanno una grandissima visibilità, ebbene tutti quanti loro comunque nutrono un grandissimo rispetto nei confronti di quest'autore. E magari anche possiamo evitare la divisione fra major e minor, quindi diciamo fra manga che sono maggiormente presi in considerazione o minormente presi in considerazione. La cosa importante del Giappone è che ci siano vari generi di manga, tutti questi generi tra di loro hanno una forma di rispetto e una forma di accettazione reciproca. Continuo un attimo a parlare. 午前中の質問の時間に、日本にはその先住民族と今の民族との軋轢を扱った作品はないのかという質問が出ました。 E diciamo poi questa mattina ho sentito anche tra le domande che c'era una domanda che riguardava la possibilità di come dire, mediare un po' fra gli aborigeni e o gli indigeni di alcune popolazioni e le popolazioni attuali, le popolazioni che vivono attualmente in luoghi. E poi c'è stata anche una domanda che riguardava lo shintoismo, se ci sono dei manga che trattano dello shintoismo. 実はそういう漫画のジャンルはあります。ci sono, in realtà ci sono dei manga che trattano questo tipo di argomenti. 僕も書いています。tra cui i miei. これは精神伝説という、精神はストーンゴート。questa è la leggenda del dio della pietra. これはどういう話かというと、今日本に広く親しまれている神道というものを広めた古代の政府、大和朝廷というんですが、古代の政府はもちろんその頃日本にあった他のマイナーな部族の神々を征服していきました。 E quindi questa appunto è una storia del passato lontano in cui stiamo parlando, quindi in cui c'era un governo, la conquista da parte poi del popolo Yamato nei confronti di tribù che erano, diciamo, minori, che erano più piccole. Yamato Chōtenga shinjiteta kamisama wa kamisama ni narimashita keredomo, seifuku sareta buzoku tachi ga shinjiteta kamisama wa yōkai atsukai, akuma atsukai sarete shimaimashita. E quindi le divinità che poi erano quelle trattate dallo Yamato Chōtei, che era la forza maggiore in quel momento, quelle poi sono diventate le divinità, diciamo, maggiori, mentre quelle che erano le divinità protettrici delle tribù poi sono state trattate in realtà come se fossero una sorta di mostri. だから政府が教える歴史、学校で習う歴史には、history には彼らの
話は出てこないんですけれども、実は日本人は古代から、そういう征服された人たちの物語を語ってきました。E quindi poi, per come viene anche al momento insegnata la storia, non vengono trattati queste quindi divinità minori di queste tribù minori. Tuttavia c'era questa storia esiste ed è stato qualcosa comunque che è poi stato tramandato in qualunque, comunque ha avuto le sue forme di essere tramandato già dal passato antico del Giappone. E poi ci sono state anche delle rappresentazioni con no e col kabuki. No, という芸能は死者の霊を呼び出して、死者というのはほとんど征服された人たちです。征服された人たちの霊を呼び出して話を聞いてあげるという芸能になっています。Il no è una opera molto particolare in cui vengono richiamate le anime di morti. In realtà questi morti spesso erano le anime delle persone che sono state, diciamo, conquistate, nei confronti delle quali che poi hanno perso, diciamo. Kabuki も似たような構造をとっています。E la struttura del kabuki è anche molto simile. そのように正史、正しい歴史ですね。正しい歴史では教えられないんだけれども、征服された人たちの物語は能や歌舞伎という芸能という形で伝えられてきました。E quindi non la storia nei termini più, più veritieri, ecco, non viene trasmessa secondo i canoni principali, però comunque viene ancora trasmessa tramite forme teatrali come possono essere il no e il kabuki. そして現代では漫画やアニメやゲームがその役割を担っている重要なメディアになっています。E al giorno d'oggi abbiamo il manga, l'animazione e i giochi che hanno comunque un ruolo molto fondamentale anche come per questo tipo di, per questo tipo di settore. それらは日本では小説だったら電気小説、漫画だったら電気漫画というふうに呼ばれているんですが、役が難しいんですよね。E quindi praticamente ci sono queste, in Giappone ci sono queste opere che sono, diciamo, delle opere fantastiche, sono sia giochi che hanno a che fare con delle storie immaginarie e anche comunque delle, dei romanzi che si basano su quindi storie immaginarie. E diciamo è un ambiente, nei confronti, un frangente nei confronti del quale io stesso mi sono cimentato, però anche due senpai che sì, hanno fatto lo stesso prima di me. 一人は諸星太一郎さん。Uno è 諸星太一郎。今お見せしている絵は暗黒神話。Ecco, questo è, si tratta, è una, sono le storie del mito, diciamo, della, della, del, del paese oscuro, della terra oscura. これも征服された神。モンカモンスター化したものですね。Pure, diciamo, l'immagine di una divinità che poi è stata conquistata.で彼も非常に日本ではまあ、いわばマニアックな作家で決してたくさん読者がいる作家ではないんですが。E diciamo anche lui è un autore che ha un davvero molto di nicchia, quindi sono pochi i suoi lettori. それでもいろんなクリエイターに、あ、これじゃないな、クリエイターに影響を与えています。Però ha comunque dato molti spunti a numerosi creatori.例えばこれは彼が僕と不良と皇帝でっていう作品で、描いた巨人なんですが、Questo ad esempio è un'altra opera scritta appunto da disegnata da lui in cui potete vedere come c'è questo gigante. エヴァンゲリオンはこの巨人を非常に影響を受けて作られたと言われています。E io si può dire assolutamente che ad esempio Evangelion ha preso molto spunto da proprio da queste forme di questo gigante. なんとなく雰囲気が似てるでしょ。Possiamo dire assolutamente che l'atmosfera è molto simile, vero? もう一人が星野信之さんという方で。E poi c'è Nobuyuki Hoshino.これはヤマタイカという作品です。Un'opera chiamata ヤマタイカ。これも同じくヤマト朝廷に、ヤマト朝廷とヤマト朝廷に征服された人々の話を描いています。E questo anche una storia dello Yamato Chotei e della, delle tribù che poi sono state conquistate da, 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 da loro, dallo Yamato Chotei. ここに浮かんでいるのは
銅鐸という、日本の古代の青銅製の楽器と言われているものですが、questo che potete vedere, il dotaku, che è una, diciamo, delle campane, possiamo dire, insomma, sacre della, della cultura musicale, come strumento musicale giapponese. E, diciamo, la storia è di un dotaku come questo che appare appunto nell'epoca moderna. E quindi questa è un'opera, diciamo, più di intrattenimento, più un'opera, diciamo, di fantascienza, se la vogliamo comparare invece alle opere di Moroboshi. Ci sono tantissime opere come queste. E secondo me sarebbe molto bello se tutte queste opere fossero presentate molto più in numero ampio anche qui in Italia. Stavo parlando con lei, con la signora Yamazaki, di questo genere, infatti ce ne sono tanti, però uno è uscito anche in Italia da loro, da Star Comics. Nomino, non lo so se conoscete, quello proprio ha parlato di questo tipo di epoca, di storia, di questo tribù. Della mitologia. Della mitologia, sì. E l'ha fatto da Yasuhiko Yoshikazu, quello che ha disegnato Gundam. È forse l'unico titolo che è uscito di questo genere in Italia, credo. Di Hoshino Sensei, a dire la verità, mi pareva che fosse uscito qualcosa proprio da Flashbook, se ricordo bene, anni fa. Quello che si chiamava 201 Nights, giusto? Era un'opera di fantascienza. Esatto. E anche altre cose, perché infatti Hoshino Sensei mi piace anche molto come autore, quindi in realtà... credo, a dire la verità, per tornare un po' più in generale al discorso di prima, che... non sia semplice portare in un mercato che ha cominciato a conoscere il mercato giapponese alla fine da relativamente pochi anni, perché parliamo di qualche decennio e non di più, e anche coloro che sono stati quelli che possiamo chiamare tranquillamente i pionieri del manga. Questo è in parte un discorso, secondo me, culturale, diciamo più vasto, nel senso che è più facile che quando ci sono altri autori più nuovi che, ispirandosi a quei pionieri, riescono a sfornare opere di grande successo, siano quegli autori primi ad arrivare nel mercato, che si apre un mercato nuovo. Quindi, cioè, ma succede con tutto, con scienza, musica, cinema. Mi viene in mente che molti conoscono Tarantino, ma pochi conoscono Russ Meyer, per esempio. Sì, un paragone molto diverso, diciamo, nel contesto, però secondo me rende un po' l'idea, ecco. E quindi sicuramente c'è il discorso del fatto che appunto non sono contemporanei nel vero senso della parola. In più, se sono le opere magari anche le più famose, più popolari nel paese di patria, in ogni caso trattano temi che sono molto, o comunque anche solo un po' difficilmente comprensibili da altre culture, allora è più facile che sia cioè è più facile che questo, una volta arrivato al confine della patria, diciamo, l'autore faccia fatica a travalicarlo. Io ho questa impressione, perlomeno. Poi credo che ci siano molte ottime eccezioni, grazie al cielo. Credo che sia molto spesso solo una questione di tempo anche, nel senso che un mercato comincia ad aprirsi a un altro mercato, un po' per volta si indagano tanti aspetti di una cultura di un altro paese, questi aspetti cominciano a permeare nella cultura di un paese, quindi il pubblico cresce anche nella consapevolezza, e quindi si comincia un po' per volta a voler indagare, a scoprire di più della cultura di un altro paese, quindi secondo me è quasi, diciamo, fisiologico, naturale che col tempo ci sia possibilità anche da parte di noi mezzi, poveri mezzi, noi editori, diciamo, ci sia possibilità di importare, proprio nel vero senso della parola, anche quelle che sono punte di indagine più alte, punte di interesse più profondo della cultura di un altro paese. E quindi credo che veramente, credo, spero e farò in modo, per quanto posso nel mio piccolo, che sia anche una questione di tempo. E ragazzi, quello che appunto stiamo assistendo in questo momento è un consolidamento del mercato relativo al manga.
siamo partiti appunto con un certo svantaggio rispetto a voi, ovviamente, perché la nostra apertura verso il manga è molto più recente. Quindi è ovvio che prima ci sono appunto tutte le cose più pop che arrivano e poi si procede appunto a un consolidamento, perché appunto, come diceva anche Alessandra, adesso sì, anche la curiosità di fronte alla cultura, andando avanti con i temi sempre più impegnati comunque anche dei vari manga, cresce da parte del pubblico italiano, quindi si tende anche ad andare a cercare un po' più le radici di quello che è la cultura del manga. Infatti noi abbiamo... c'è una generazione di otaku che si sta pian piano formando, diciamo, sì, si sta proprio formando. Prima erano soltanto i ragazzini che amavano i cartoni animati, poi adesso c'è comunque un ampliamento, insomma, dell'interesse. E vediamo anche questo semplicemente dal fatto che, per esempio, la cultura del seinen manga in Italia si sta sviluppando, diciamo, adesso. Inizialmente c'erano pochi titoli comunque maggiormente impegnati che venivano pubblicati sul mercato italiano, adesso ce ne sono molti di più. Quindi da questo punto di vista penso che, come diceva proprio Alessandra, sarà soltanto questione di tempo. Innanzitutto ringrazio Alessandra e Claudia, hanno detto cose che sottoscrivo. Alessandra poi ha citato dei temi che io stesso avrei affrontato probabilmente, che uno è senz'altro la questione della differenza culturale. Scusate, apro una premessa: la maggior parte delle cose che dirò parlando del pubblico o dei paesi o degli italiani non valgono ovviamente per persone che sono qui dentro. Io faccio un discorso generale, ma i presenti, se sono qui, vuol dire che hanno un tipo di interesse che non è comune, quindi non si può ricondurre a un interesse medio, a un interesse già sopra la media. E, parlando quindi di una differenza di culture, io trovo straordinariamente bello, ma anche strano, che un prodotto come può essere il fumetto giapponese, il manga, frutto di una cultura così diversa da quella italiana, possa arrivare in Italia e possa essere letto e apprezzato da lettori con un background culturale così diverso. È una cosa bellissima, ma anche strana. E a volte trovo più sorprendente che certi fumetti abbiano un successo molto grande piuttosto che altri non l'abbiano o addirittura non vengano pubblicati. Il problema dell'Italia in particolare, degli italiani in particolare, è che, come ha citato il maestro Michitori prima, c'è una questione di imprinting che sembra attanagliare i lettori, gli spettatori italiani. Quando vedono una cosa per la prima volta, tutto ciò che utilizzerà quel mezzo dovrà rifarsi a quel primo esempio, a quel primo campione che loro hanno assistito. E questo è il caso nel fumetto e nel cinema d'animazione, ahimè. Gli italiani hanno conosciuto il cinema d'animazione con Disney, per cui hanno visto un cinema di animazione fatto da una persona che aveva dei grossi problemi nei rapporti col padre, che aveva una certa concezione della famiglia e che voleva imporre questa concezione della famiglia anche come portando le famiglie al cinema, e quindi per gli italiani l'animazione è una cosa per famiglie e per bambini. Non si può pensare che possa essere un mezzo utilizzabile da chiunque volesse dire qualunque opinione su qualunque argomento, che può essere dal calcio, dalla cucina, alla politica, al misticismo. E la stessa cosa per i fumetti. Guardate lo scempio che è accaduto in Italia quando fumetti nati in America, i primi fumetti portati in Italia erano nati in America, dove il fumetto si è sviluppato nelle pagine dei quotidiani come medium industriale, ok? Erano comunque cose fatte per lettori adulti e di media cultura, così come anche i primi fumetti pubblicati in Giappone. E in Italia venivano portati solo per la grafica, venivano cancellati i balloni, i dialoghi, e venivano messe delle filastrocche sotto in modo da renderli delle storie illustrate per bambini. Cose nate per adulti venivano forzatamente rese per bambini, perché ormai si era consolidata questa cosa qui: deve essere una cosa per bambini. Quindi in Italia non ce la facciamo a uscire da questo preconcetto che fumetto e animazione non sono media
con una dignità artistica forte, come invece è accettato in Giappone, come è accettato anche in misura diversa in Francia. Già in America è diverso, perché in America c'è, sono due cose: una cosa è il fumetto, una cosa sono i comics, e una cosa sono le graphic novel. Oh, io non leggo comics, io leggo graphic novel, che sono la stessa cosa, E qui anche lì non sono messi bene dal punto di vista dei preconcetti. Uno di questi preconcetti me lo suggerisce proprio Alessandra citando Hoshino Sensei. Noi abbiamo ristampato Nisei Nichi a Monogatari sul titolo di 2001 Night, che era un fumetto mitico degli anni 80, perché venne pubblicato prima volta dalla Granata Press. Allora, questo nome era già conosciuto, perché la Granata Press ha creato l'imprinting dei manga in Italia, quindi 2001 Nights, come lo dicono gli italiani, metà in italiano e metà in inglese, vabbè. Ah sì, questo lo conosco, è bello, ok? Poi abbiamo pubblicato altre cose dello stesso autore, anche dello stesso genere, e non hanno venduto nulla. Chi ha comprato quello non ha neanche fatto il passaggio, o un'altra cosa di questo autore che mi è piaciuto tanto, aspetta che però la provo, no? Perché non faceva parte dell'imprinting. È veramente una lotta contro i mulini a vento. Adesso dicono forse possiamo cominciare, ma io non ho tutta questa fiducia, soprattutto a largo e su larga scala, su proporzioni molto più piccole. La nicchia italiana secondo me è solida e ammirevole, chi in Italia ha l'interesse ce l'ha in maniera fantastica, ma sono pochini, bisogna trovare il modo di riuscire a portare queste cose per questi pochini in maniera dignitosa, e trovando il modo che ciò si possa autosostenere. E, tra l'altro, mi ha fatto molto piacere, dopo passo la parola a Alessandra, che venisse citato come esempio proprio Tsugi Yoshiharu Nejishiki, che è stato uno dei miti di quando io ero all'università. Proprio quando pensavo al manga, al Gekiga, io pensavo a Tsugi Yoshiharu. Se un giorno potessi portare fumetti in Italia, dovremmo mostrare agli italiani cos'è questo. Sarebbe bello. Noi come Rainbooks in realtà viviamo il problema all'opposto, nel senso che il nostro fumetto più venduto in assoluto è Virtus, di un autore giapponese, Gengoro Tagame, che è completamente scollegato dagli stilemi del manga solito, e quindi la gente ci chiede spesso, lettori che non sono lettori di manga ci chiedono: ma perché non pubblicate più cose di Tagame? E quindi probabilmente andando nella nicchia giusta, anche gli autori come quelli citati potrebbero avere un loro pubblico. Basta cercarlo e non continuare a a cercare fra i lettori di manga, ma fra i lettori di fumetto generici. Mi pare che sia una cosa che stia fra l'altro avvenendo adesso in Italia. Penso alla Rizzoli, che sta pubblicando un sacco di Gekiga, o non so, anche a Coconino, appunto. Sì, noi l'abbiamo tradotto, sì. Tutto qui. Volevo dire che comunque il pubblico secondo me c'è ed è in crescita, quindi sono d'accordissimo con quello che hanno detto gli altri. Appunto, come lettore, quindi magari un po' più vicino anche alle vostre posizioni, per quello che può riguardare il fatto dei manga, dell'animazione, che non devono essere sempre visti come questa, poi tra l'altro loro hanno già detto tutto, il fatto che sono tutte delle, diciamo, devono essere considerate come delle sottoopere disneyane, perché altrimenti non possono essere presentate al pubblico italiano, che non le capirebbe. E questo è il problema senza dubbio attuale, ma al tempo stesso secondo me può essere che tramite l'originalità di alcuni nuovi mangaka si possa finalmente arrivare a qualcosa di nuovo. Cioè, io ho riletto con piacere, dopo tanti anni in cui davvero non sapevo più cosa leggere, perché siamo sinceri, Bleach dopo i primi 16 volumetti è diventata una palla mortale. Ovviamente, come si dice, poi adesso si sta riprendendo finalmente, e sono riusciti a ricostruire tutta quanta la storia per i rimanenti 20, però serve la pazienza di andare avanti per 20 volumenti per poi finalmente riuscire a ricapire tutta la storia. Lì se l'è rimessa alla grande, e quindi può essere ottimo. Detto, aspetta, da uno che mi parlava sempre di Blitz e Blitz qua e Blitz là. Appunto, è quello che stavo per dire. Quindi, per chi lo legge, deve adesso arrivare fino al 47° volume per capire quanto sia bello. Però c'è una buona parte in mezzo in cui, come dire, ci si pensava cosa si deve fare e cosa non si deve fare. In quel frangente è arrivata Yamazaki Mari con il suo Termerome e così via. E quella è stata la parte nuova. Perché?
perché poi quello che sto per dire, cioè insomma spero di non fare la parte del cattivo, però ci sono nel tempo state molte opere che hanno ripreso, come diceva Christian, il nostro passato e hanno cercato di ripresentarcelo. Per tutti a quello cui piaceva Kenshiro, c'è adesso Kenshiro le origini, a chi piace il Cavaliere Zodiaco c'è Next Dimension e Lost Canvas, a chi piaceva City Hunter c'è Angel Hearts, cioè è tutta la nostra generazione di che abbiamo letto tutti questi fumetti nelle loro versioni originali che adesso ci ripropongono dei prequel e dei sequel, che sono senza dubbio interessanti, però oltre a essere interessanti può anche essere interessante vedere qualche genere a parte, quindi un genere che non abbia necessariamente quel tipo di occhi, quel tipo di taglio affilato e così via. E lì secondo me è la parte dove anche il fumetto di Yamazaki Mari o altri fumetti che sono stati presentati qui, Tsuge e così via, sono delle cose che possono essere prese in considerazione. Perché finalmente, se riusciamo ad apprezzare fumetti che non hanno necessariamente quel tipo di stile, sarà possibile poi continuare ad avvicinarci a degli stili che sono ancora più particolari, avvicinandoci poi sempre di più a varie realtà giapponesi. Ecco, secondo me questa è un po' la cosa. Quindi, così come sono belli appunto vabbè, i classici One Piece, i classici Naruto, i classici Bleach, secondo me contemporaneamente è anche bello vedere Terme Rome, è bello vedere Tsuge, è bello poter vedere tutto questo, e le case editrici da questo sono sicuro che ci aiuteranno sempre di più in questa operazione. Punto di vista, come dice lei, che è difficile, capire un fumetto che non è conosciuto, non c'è, diciamo, delle spiegazioni, non c'è spiegazione del contenuto, però anche questo deve essere ben pubblicato una volta per essere conosciuto che esiste anche questo mondo, che esiste anche questo tipo di fumetto, anche questo tipo di arte, oppure questo tipo di raffigurazione del disegno, che in qualche modo si trasmette. Cioè, se nessuno presenta, noi non sapremo mai. Cioè, io per esempio ho studiato arte rinascimentale a Firenze, però ci sono dei tantissimi minori che sconosciuti, che non hanno lasciato neanche nome, pure hanno lasciato dei quadri, capolavori, al posto di qualche importante tipo pezzo di Raffaello o Michelangelo. Però qualcuno deve sostenere questa presenza, perché altrimenti non si sviluppa, non si estende e cancella per sempre. Quindi questa è la roba che noi pretendiamo, dato che rispettiamo, diciamo, questa esistenza, ecco, siamo qui anche per parlare di questo, no? Cioè, ovviamente.